Modalità foto. Allora, ragazzi, ragazzi, è bello fare le blind insieme. Quanto amo il videogioco. Salve ragazzi, sono Ted Mosby, sono Ethan. E questo è il best of ufficiale di Sabaku su Resident Evil Village. Buona visione e... Barney, ma che c'è? Sto registrando! Due universitari in vacanza? Arrivo! Buona visione! Ah, prima di procedere oltre, ecco come ho conosciuto la famiglia Baker e recuperato mia moglie in Louisiana. Non sono proprio persone che vogliono visitatori. Caro il nostro Ethan, non pensi che dinanzi a una cosa del genere sia il caso, forse, dico forse è il caso di tornare in macchina e chiamare la polizia. Non lo fai! Non lo fai, Ethan! Non lo fai! Non lo fai! Cioè, non è cosa! Cioè, non puoi andare in una casa nella porta dietro, ombrosa, senza luce, con zone cieche. Ma che. Ci tengo la cosa. Ethan. Porca puttana, guardavo la chat! Cristo! Madonna. No, 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 no! Allora. Ok, veramente guidando. Porca puttana! Lo sapevo! Oh no 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 no! Ma che arma hai in mano? Amici! Amici! No! Un puzzle. Ma no, ma io mi stavo facendo un piano mentale per risolvere completamente più complesso e poi vedo che sono gli stessi quadri. Seri? Sono gli stessi quadri? Cioè, stavo pensando. Allora, il cielo e la terra, quindi il cielo è azzurro, la terra è arancio ocra. Probabilmente la macchia di inchiostro intorno al giallo rappresenta il punto focale di visione dello spettatore, quindi in questo caso l'albero che andrà girato per rappresentare cielo, terra e dettaglio. Quadri divisi, metti giù destra, va bene. Umbrella Corp. Sì, che, come, era uno di quelli che ha lavorato al mio trasloco. Ancora arranca quello, eh! Basta! 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 No, non morire! Quanti HP hai? Molto meglio. Cioè, c'è modo e modo di cancellare un video, Ethan. Dobbiamo parlare un po', Mia. C'è molto da dire. Ethan,
Sei già offesa? Sei già offesa? I know you've been through a lot. Mi devo incazzare? Mi dai già le spalle? Ti ho salvato la vita! E mi dai le spalle. Io mi incazzo, eh! Nuova partita. Estrema. Perdonami, piccola. Devo guardarmi intorno. Devo farvi venire i traumi. No. Devo giocare con la fisica. Devo giocare con la fisica. Portiamola da Rose. Aspetta, aspetta! Mia, sì, devo fare impazzire. Vai! Vai, ho detto! I don't understand why you are so... Mia, get down! Mia! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Porca miseria. Questo bosco al buio è realisticissimo, fa impressione. Questa è brutta. No, no, ma perché? Perché una cosa del genere? Perché appesi? Una sorta di spaventapasseri, una sorta di... E perché in questa direzione? Oh, porca miseria! No, no! No, raga, no! È tardi. Che ore sono? La live è finita. Io non sono pauroso. Se mi... No, 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 Boni, calmi tutti. Guarda, Ethan, il topo è la cosa che meno doveva spaventarti in assoluto. Ecco, io, in tutta franchezza, non voglio voltarmi. Io non voglio voltarmi per nessuna ragione. Possiamo incominciare il nostro talk show. Allora, ragazzi, siamo veramente in tanti stanotte. Spero di potervi dare e offrire un contenuto di interesse. Capcom. Porca miseria, ok, potevo andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. E lo farà, Mike. Se lo farà. Tu non hai idea, Mike. Ma quanto Souls. Questa presentazione. Where the hell am I? Questo è il villaggio del trailer, ma che spettacolo! Barrare le entrate usando gli scaffali. Preferisco aprire la porta, posso? Vorrei uscire. Vorrei uscire! Mi avete bloccato qui? Oh, porcaccia la miseria. No, 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 no.
Non fare tutto questo casino, Ethan! T'azzardare, sai? Finché non puoi danneggiarmi, io lo uso il coltello. E dobbiamo andarcene da qui. Very fast, very smoothly. Sì, lo so che sono sul te... Li ho visti! Li ho visti! Cioè, uno è là e l'altro è lì. Cosa? Sono circondato a dir poco. E credo siano scriptati per saltarmi addosso. Ne ho anche un altro alle spalle, vero? Sono due, vero? Ma porca puttana! Sono due! Sono due! No, non me lo devi fare, Mid Animation. Stronzo. Mi hai colpito mentre ero sulla scala, stronzo. Oh, mi avete chiesto il focus. Naruto. Chat, ci vediamo tra un po'. Ok. Damn it. Ah, ma sono troppo! Ah, ma è una fuga! È una fuga! Ah! Ma allora... This is kinda scripted. Almeno è estrema. Sono ancora in focus, non vi leggerò, ma penso proprio che qui... percepisco il gioco che ti dice... Hey! Hey, Mike! Hey! Hey! Hai colto il suggerimento? Hey, Mike! Hai colto? Va bene. Allora, erbetta. Fucile. Ho detto fucile. Ok, saccassetto. Proiettili. Perfetto. Poi. Proiettili. Proiettili. Via, 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 via. Segui il tuo istinto, Mike. Oh, porca, c'è la miseria di qua. Oh, no, non di qua. Oh, 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 God, devo entrare in casa. No, lasciami di stare. There's no way to them. E lo so, aspetta! E magari c'è qualcosa da fare qui! Tipo un'altra barra. No? No! Chiaro, chiaro! Levati da qui! No! Lì c'era l'esplosivo! Chiuso, chiuso, chiuso. Prendo la pistola. Entriamo dentro. Dentro, dentro, dentro. Perfetto. Quell'urlo non era per niente positivo. Amici, ciao! Via, dall'altra parte. Ok, si sale. Un vicolo cieco, morte certa. Molto bene, andiamo in alto in una vecchia catapecchia di legno. Una torre, ottima idea, Mike. Sei nella merda. Ora sì che sei nella cacca. Non era quello che intendevo fare. Ma qui siamo nella merda fino al collo. Posso andare sul tetto? Ethan, giù! Ethan, giù! Via! Zoppico! Accidente! Ma quindi... Ricapitoliamo. Questa fase di gameplay è evidentissimamente a tempo. Confermo anche io come giocatore, perché quando... passa tot minutaggio, Ethan dice... Non finiscono più! Ok. Superato quel minutaggio, appare un licantropo gigantesco. Successivamente, evidentemente, ci sarà un ultimo innesco che porterà la storia a proseguire. Signori, non posso! Ma che cos'è? Non è neanche Mercenaries, una cosa del genere! Ciao! No!
Non è che mi aiuta quello, non è che per caso è positivo. Molto contento. È trama, questa è trama, questa è trama, questa è trama, questa è trama, sicuro. Questa è trama, Ethan. Ethan, sei salvo? You're still alive? Shit! My word. You truly are as strong as they say. Oh, you don't think I'd let you get away? It don't go down. No, it don't. Oh! Oh! Oh, ok. Wow. Porca miseria. Ho corso d'istinto saltando tutte le ambientazioni al posto di guardarmi intorno e ha fatto già abbastanza male. Però poi ho visto una scatola gialla. Comunque, ma come impara a guardare dove vai? Ho fatto un percorso perfetto fino alla fine. La domanda è: il rosso deriva dal vino? What the hell? Non è vino. Mi ha fatto venire voglia di giocare a me. Che paura. Ah, pensavo ce ne fosse uno alle spalle, figuratevi. Ah sì, ecco, così. Ok, ok. No! Disonesto! Disonestissimo! Stronzo! Uccidimi, non vale! L'invulnerabilità allo spawn! Scordatelo! Io non uso una mina per farti scivolare sopra. E no, eh. E no, eh. A te non esisti. Differenza tra blinder e run di Sabaku no Mai. Oh, porca! Oh, porca! Un po' pacchiano il mettere la vernice già. Stanze private di Alcina? Va bene. Oh shit. There you are. All this for a child who isn't even here. What the hell do... Ah! You ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters! Show the hell! Property! Damn! Ethan è più duro del pavimento del castello. Non ci sono trappole, vero? Io devo andare a salvare adesso. Che miseria. Questa musica di tensione mi sta facendo sentire teso. Oh, shit! Like I'd let you
You will learn what it means to insult a dummy. Trap them. Certo, ma certo, Ethan, saresti perfetto per questo castello. And screw this castle. Mi sembra evidente quello che aveva fatto, ma la domanda è come? Oh, d'accordo, lo farò. Sarà lunga, vero? Eh sì, ma però la fisica! La fisica! Va! La fi... Vai! Dritto! Vai dritto! Dritto! Ethan! 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 Oh! Vai! Vai! Tocca! Toccali! Spegni! Runsa! Ethan, Runsa! Ethan! Ethan! Vai! Vai anche tu! Toccatevi! Amatevi! Amatevi, vi dico! Per favore! Non voglio sparare! Mi servo dei proiettili! Per le cose importanti! Ethan, usa le mani, spingi! Usa il pollice opponibile! Per favore! Sì, non volevo farlo, ovviamente. Cioè, non era un puzzle difficile, ragazzi. Era semplicemente uno spreco di proiettili. Che cazzo è? Bene, sta una favola. Dio santo, che cazzo succede? Cos'è? E ho capito! Ma... Ho svuotato tutto! Non puoi sfuggire, Ethan Winters. Mi ha fatto riderissimo, scusate, era morta in maniera drammatica. Credo, a meno che non sia uno...
Ma dai. Mamma mia. Quanto mi piacerebbe vivere in un posto così. Casa Beneviento. No, io sto immaginando una casa così in cui entri e sei nel 3000, ovviamente, però come luogo ed estetica mi piace un botto. Nessuno gli ha impedito di avvicinarsi. Cosa? Molto meno. È tutto molto silenzioso. Ethan è armato almeno, però il suo comportamento, sia del protagonista che della nostra nuova amica, è piuttosto inquietante. È una casa. Questo luogo è orribile, questo. A differenza del resto, questo lo trovo veramente sgradevole. Non riesco davvero a immaginare cosa dovrei aggredire. Verso cosa dovrei mai sparare. Cosa? Wait, where's my gun? Molto PT questa cosa. Ammazza! Questo è tanto PT. È troppo esplicito il mood. Cambia tutto, tutto diverso adesso. Tutti i colori sono più chiari e fa tutto più paura. Ora, Ethan, detto con tutto il cuore, ma che... Che caspiterina ti aspettavi? Che ci fosse segnale? Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro. Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi. Io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. Ma che... Sì, vabbè, ma... Torcina? Sì, sono ancora disarmato. Diavolo deve succedere adesso che salgo. Queste non sono budella, questo è un cordone ombelicale.
No. Che? Ethan, dammi un motivo. Pelin! Spegni la torcia! È alle spalle, non posso girarmi! Oh, merda! Perché così? Perché felice? Oh mio Dio! Se trovo la bambola adesso, le infilo il cazzo in gola. Dopo questa parte molto silent il PT. Tanto PT. Sì, Mike, tanto PT, inizia il vero delirio. No, devi spingerlo! Perché non lo spingi? No, avevo sparato quello! Ho sparato al barile! Ma aveva l'hitbox grassa! Ma com'è? Bimbo. Non ho craftato niente! Non ho craftato niente! Non ho craftato niente! Mazza, bella mira però! 1, 2, 3, 4. What? Come hai fatto? Bello, bel fight. Mi sta piacendo molto questa parte. È scemo forte. No. Ma sono i pesci più forti del mondo. No.
Allora, farò una cosa. Stai bene? Perché questi fa danni, eh? Erano 5! Gigante? Erano... No! Bimbo! Ti odio! Ti odio perché... Quanti sono? Cosa cazzo ho visto? Cosa cazzo ho visto? Che cos'era quella cosa? Insieme, insieme, bimbi! Insieme! Per favore, vicini! Ah! No, perché ho visto prima una cassa di legno e vorrei... Ah, abbiamo fatto lo shortcut! È un rotore? È un'elica! Damn it! Shit! Oh no, lo distrugge il labirinto! Che figata! Cosa fa? Cosa fa? Questo è uno dei più bei boss di Resident Evil. Neil Expiravit mi chiede: lo giochi a facile? Lo faccio sembrare. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. I will stay down here and finish planting explosives. Take this. Try to stay under the radar. Ma cosa sto guardando? Ma Chris... Chris ha fatto questo da una moto! È una moto carro... È una moto armato... Razzo Sega! Noi viviamo in un mondo, in una tempolinea in cui esiste questo! Cosa sta per succedere, ragazzi? I'm coming, boss. You're like a goddamn cockroach! You think you can take me on? Not bad! Enough! Finish him! Don't worry. Your death will come quick. He died. Fatality!
Secondo voi è morto? Ma manco per il cazzo. Dopo aver appreso che il suo corpo è fatto di muffa e che è stato ucciso 3 anni fa da Jack Baker, Ethan si scontra con Miranda per salvare e riprendersi Rose. Ok, qui possiamo finalmente, dopo una vita, potremmo essere in sicurezza.